È la prima volta che vengo nelle Highlands. È un posto romantico. Lei è romantica? È un uomo meraviglioso. Ma qualcosa lo divora. Voglio sapere cosa gli è successo. All'indomani della resa della città di Singapore ai giapponesi, un ex giovane capitano dell'esercito britannico si trova ad essere prigioniero dei nipponici. Costretto a partecipare alla costruzione di quella che viene chiamata la ferrovia della morte, viene sottoposto a continue torture nella caserma di polizia segreta di Kempeitai. Nell'uomo si instaura un sentimento di terrore perenne che inaspettatamente sfocia in rabbia e desiderio di vendetta per chi ha giustificato quell'orrore nel nome di una bandiera e del suo potere. Ma noi dicemmo no! Secondo Gandhi, il perdono è l'ornamento dei forti, ma com'è possibile abbracciare questo stato d'animo nei confronti di chi è stato carnefice o spettatore silente? Questa è la domanda di fronte alla quale Le due vie del destino di Jonathan Teplitsky mette lo spettatore. Il museo è chiuso. Mi sorprende che tu non mi riconosca. Ed è un'opera, quella interpretata da Colin Firth e Nicole Kidman, che cattura l'attenzione del pubblico e colpisce profondamente gli animi. Una di quelle esperienze visive, insomma, che pur mostrando senza troppi pudori i suoi vizi di forma, riesce ugualmente nello scopo di creare un legame emotivo con chi osserva. Gli resterà accanto qualunque cosa farà. Ci riuscirò.